Mister Cosimo Salis, un pareggio fuori casa col Carbonia comunque è buono perché mantenete i punti di vantaggio sul Citani e soprattutto ne guadagnate un altro sulla zona salvezza, play-out perché ha perso il Calangiamus, quindi comunque sia ha una trasferta positiva. Assolutamente sì, hai detto bene tu. Una trasferta comunque positiva perché è un campo comunque difficile, tant'è vero che il Carbonia credo che in casa poche volte ha subito e quindi ci prendiamo un punticino e va bene così. Prendete un punticino col rammarico che potevate in qualche ripartenza far male, ma avete anche rischiato in qualche altra occasione, quindi alla fine un po' si può compensare la cosa. No, su questo non No, sono d'accordo ok. perché è una partita che potevamo chiuderla sin dall'inizio. Abbiamo subito forse un unico tiro in porta, in quell'unico tiro in porta abbiamo preso gol. Questo a me spiace perché l'avevamo anche preparata bene, però questo è il calcio e ci Lo sta. dicevo più che altro perché nella ripresa c'è stato quel tiro sul primo palo dove ha colpito il palo, poi un altro tiro dall'esterno con parata del vostro portiere. Qualche occasione loro c'è stata, anche se poi non ha frutto di una pressione, però magari qualche disattenzione. E voi nelle ripartenze si sono aperti degli spazi interessanti. No, ma ribadisco il concetto, il risultato finale ce lo teniamo, va benissimo un pareggio perché sa, il calcio ti regala tante volte cose strane e siccome sono diventato maggiore da poco, queste cose le ho viste, quindi come hai detto bene tu, anche un tiro sporco poteva anche farci pagare caro tutto quello che avevamo fatto di buono. Però devo dire, sono contento della prestazione, soprattutto dei ragazzi, in un campo che, ahimè, talvolta non ti dà proprio la possibilità di giocare un calcio fluido e quindi ti devi un attimino adattare a quello che è proprio il terreno di Certo. gioco. Comunque un buon inizio di giro di ritorno per voi. Avete sfruttato i match in casa, l'avete vinti tra l'altro con due scontri diretti. Sì, abbiamo sfruttato i due scontri diretti che erano dirette concorrenti nostre per la salvezza e niente, sì, è vero. Abbiamo fatto due pareggi esterni e due vittorie nel girone di ritorno, quindi speriamo di continuare su questa striscia. Ecco, su questa striscia significa tornare in casa, ma arriva il tempo è già vinto, si rilancia alla caccia dell'Ilva, però voi anche contro l'Ilva avete dimostrato che potete fare punti. Ma guarda, il Tempio è un'ottima squadra, strutturata bene, organizzata e soprattutto costruita per vincere il campionato. Questo non lo dico io, ma lo dicono loro, lo dice la classifica anche e lo dice l'organico che hanno. Però devo dirti onestamente che noi rispettiamo tutti, però entriamo sempre in campo per fare la nostra gara e credo che questo organico che quest'anno mi ha messo a disposizione dei punti calcio possa ben figurare. Un organico che si è rimodellato a dicembre, perché è stato un momento in cui cercava punte, no, mister? C'era una moria tra chi era andato via, chi si è infortunato. Poi per fortuna è rientrato Lemeceschi, è rientrato anche Koulibaly e quindi un po' vi siete messi meglio. Un po' tanto, è un periodo che è durato più di 2 mesi, abbiamo avuto proprio 2 mesi che di fatto per varie vicissitudini siamo rimasti senza punte e ci siamo adattati un pochino a quello che era il nostro organico, però devo dire che l'hanno fatto abbastanza bene, abbiamo perso dei punti importanti in viaggio, però fino ad ora sono contento di tutto ciò che abbiamo fatto. Come dovrà affrontare quest'altra parte finale del girone di ritorno? I punti che l'anno scorso partiva da dietro, era stato anche ultimo, ha fatto una grande rimonta e si è salvato con qualche giornata d'anticipo a dispetto degli altri anni dove invece la salvezza arrivava all'ultimo. Ora avete un buon cuscinetto e va mantenuto. No, 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 il cuscinetto nostro non ce l'abbiamo, è uguale all'anno scorso, la stessa fame, la stessa cattiveria, la stessa voglia, noi dobbiamo raggiungere più presto la salvezza e basta, questo è il nostro obiettivo principale di questo campionato. Grazie mister, in bocca al Grazie lupo. a voi.